Buongiorno a tutti gli amici del Napolista. Oggi ci troviamo nel 19° arrondissement di Parigi, sulla collina di Belleville. Un tempo qui era tutta campagna. Il quartiere ha mantenuto il suo carattere un po' di come un villaggio, con case di 2-3 piani, giardini. Poi col tempo è diventato anche qui ritrovo di artisti, pittori, scrittori, quartiere operaio. Ma soprattutto vi si faceva il vino, c'erano diverse vigne. È proprio qui che noi incontreremo la prossima ospite della puntata Napoli e Parigi. Si tratta di Tullia Conte, che ha fondato una compagnia qui a Parigi dove insegna ai francesi le danze del sud Italia. Allora, come è stata la tua storia con Parigi? Allora, è una storia d'amore che comincia per caso, come tutte le grandi storie d'amore. E, come riassumere brevemente? Allora, io ero direttrice di un teatro nella splendida zona conosciuta sotto il nome di Cilento. Una struttura stupenda, una struttura del 1400, abbandonata dal comune, che noi insieme a un collettivo di artisti abbiamo, insomma, non ripristinato fisicamente perché della sovrintendenza, quindi diciamo che non l'abbiamo proprio toccata, però abbiamo fatto in modo che i luoghi cominciassero a vivere e a produrre, insomma, arte, teatro, musica e quant'altro. Poi, grazie a alcuni tagli dell'allora governo Berlusconi, quel poco, pochissimissimo che il comune poteva destinare semplicemente alle utenze e alle maestranze per il teatro è sparito, e quindi il teatro sono stata obbligata di comunque non chiuderlo, perché esiste ancora per fortuna. Però questo mi ha fatto venire una grande depressione, e quando ero adolescente avevo voluto studiare il francese, quindi nel culmine della depressione il mio maestro di teatro mi ha detto: ma tu parli francese, non hai figli, ma vattene a Parigi. Sono venuta qua avendo il sogno, no, della città che vive ancora di teatro, dove esistono gli intermittenti di spettacolo, queste cose, lo Stato ti considera. E quando sei arrivata qui a Parigi, com'è stato l'impatto con la città rispetto a Napoli, rispetto, insomma, a quello che ti aspettavi? Insomma? Madonna, sei sicura che non mi sapevi? Allora, io ho passato un anno e mezzo a piangere, sono stata un anno e mezzo senza mai tornare a Napoli, perché se fossi ritornata non sarei stata più in grado di risalire sull'aereo, quindi ho fatto questo sacrificio di un anno e mezzo in cui, vabbè, non sono mai tornata, e cercavo di immergermi in questa città che è, secondo me, il contrario di Napoli. Ecco, se immaginiamo un contrario di Napoli è Parigi. Nel bene e nel male, nel bene e nel male veramente. Raccontami invece della tua compagnia, quello che hai creato qui, su danzare, cos'è, cosa fai, cosa, insomma. Allora, su danzare è una storia bellissima, e anche questa è una storia d'amore vera, perché c'è un matrimonio dietro me. È quindi una nata dall'incontro di me con mio marito, che si chiama Mattia, e che era già un insegnante anche lui di danze tradizionali. Entrambi avevamo sviluppato un approccio un po' differente rispetto, diciamo, a quello che si trasmette di solito rispetto alla tarantella, quindi è tutto il nostro mondo, il nostro modo di sviluppare questa nostalgia incredibile di Napoli in una maniera creativa, redditizia, e che permette anche alle persone di conoscere un po' meglio la nostra cultura. Sì. Danzare è un modo un po' per veicolare quello di buono che c'è nelle tradizioni del sud Italia. E mio nonno era tifosissimo del Napoli a livelli anche patologici, diciamo, per cui se il Napoli non vinceva almeno con 2 gol di distanza, quindi anche un gol solo, questo provocava la rottura dell'apparecchio radio ogni domenica. Però il ricordo più bello è stato sicuramente, credo, il secondo scudetto del Napoli, in cui la città era in festa. Credo che la prima volta che Napoli si è manifestata in tutta la sua follia davanti ai miei occhi è stato un momento bellissimo. Non dimenticherò mai, c'era il vicino di casa che aveva scoperchiato, voglio, la 500 col flex. Me lo ricordo, perché doveva montare dentro una gigantografia di Maradona, che poi quindi doveva togliere il tettuccio, e l'ha tolto col flex e poi l'abbiamo portato in giro. Pupazza gigante di Maradona. Cosa ti porti dentro della città qui a Parigi?
Allora, a me di Napoli manca tutto, veramente. Io non voglio fare, non ci vuole il Mario Merola della situazione, però potrei anche mettermi a piangere. Perché a me Napoli mi manca tutto, mi manca il Vesuvio, mi manca il mare, mi manca l'aria, mi manca persino la scostumatezza della gente. Pensa a che livello sto! Mi porto dentro la rabbia, il sangue, la lava del Vesuvio. Io Napoli me la porto dentro tutta. Non sono disposta a lasciarne neanche un pezzetto. Please.